Dopo mesi di silenzio e di stallo ad Avellino si torna a parlare della dogana, prima con un incontro al comune, con il comitato che si batte per salvare la struttura, poi con un sopralluogo sul posto, l'amministrazione guidata da Paolo Foti ha intenzione di interessarsi del destino dello storico edificio. La struttura è in condizioni fatiscenti e necessita di interventi, anche perché va scongiurato ogni rischio per chi transita in zona. Questo l'esito della verifica fatta dall'ingegnere Cicalese, direttore del settore edilizia e urbanistica del comune capoluogo. Gli interventi, ritenuti indispensabili in via cautelativa, riguardano l'innalzamento del ponteggio realizzato sul lato sinistro della struttura, la realizzazione di un ponteggio su una porzione della facciata principale nei pressi del portale d'ingresso. Si tratta di lavori utili ad evitare eventuali cadute di calcinacci, tenuto conto dello stato di fatiscenza dell'edificio. Certo, sul futuro della struttura regna la più totale incertezza. La procedura di esproprio si è arenata e il comune ancora non è proprietario dell'edificio. Non si ha un'idea condivisa dell'eventuale destinazione d'uso. La vicenda è delicata e tanti sono gli aspetti da chiarire. Per approfondire la questione, dopo il sopralluogo, il tavolo è stato riconvocato per il mese di settembre.